Sono una decina d'anni che veniamo, faccio da solo la strada da Savona fino a qua, gli ultimi 100 km e l'ultima salita al Poggio, e poi la gara la vedo dal Poggio, che è il punto un po' principale della gara, dove si vede chi se la può giocare e chi no. E l'emozione è molto forte, è una gara che io vedo in televisione da quando ero bambino, per cui i rumori, la folla, le auto sempre più forti e man mano gli elicotteri, è proprio la sensazione della gara che sta arrivando, è molto molto emozionante, molto bello. Je crois que le cyclisme est le seul sport où les supporters peuvent être à côté des pros sans payer les billets. Et c'est pas une chose normale dans le sport. Donc c'est bien. Ti facciamo intervistare. Ah, aspetta, oui. Pardon. Lui, il a fait 9 fois la Milano San Remo pour amateur. 9 fois. Une fois plus que Merckx. La différence est que Merckx a gagné 7 fois. Il n'a jamais gagné. Mais il est fort, hein? Il est vraiment fort. Nous, on l'appelle il maestro, le maître. Voilà. Merci. Ma incidenti non ho mai visto, dico no. La verità. Qui non gli è mai rimasto impresso qualcosa di particolare? Quando arrivava qualcuno da solo, quello che mi rimane impresso. L'anno scorso Nibali era in tema loro qua, quando è arrivato lassù in cima alla salita, li ha staccati tutti e sono andato. Okay. Li ha staccati tutti Nibali e sono andato. E speriamo che lo fa però. Dov'è quel cascaletto lì? Là li vedete perfettamente, perché arrivano di là, escono e li vedete tutto il pezzo qua che arrivano. Si mette un po' basso e li vedete proprio in faccia allora. Perché se è andato a Poggio c'è un casino di gente. Vai! Vai! Benissimo, va. Io sono nato qui, ho 60 anni adesso, e ho visto tante di quelle corse che salivano su e tanti ricordi. Forse sono belli perché erano della mia gioventù, diciamo. Io mi ricordo dei duelli che c'erano tra il Gimondi e Merckx. Dai! Grazie! Facciamo la foto. Ma quei primi tempi erano tempi molto belli, perché si riunivamo qui in cucina a mangiare tutti insieme, poi sventolevamo le bandiere. E quel giorno, che si cadeva sempre nel giorno di San Giuseppe, appunto, era un giorno particolare, perché la gente, come adesso, saliva, sembrava una festa proprio di... Si sentiva l'atmosfera, l'atmosfera giusta di quel tempo. Vedi, sono tutti i tipi, gli amatori, i professionisti, e tutti che salgono, vedi. Piano piano, ma arrivano tutti alla vetta. E anche donne. E anche le donne, vedi, vanno su, arrivano alla vetta. Naturalmente con mia mamma, con mio papà, tutti, e soprattutto con mio zio, che era un appassionato di queste corse anche. Ci riunivamo qui nella sua cucina e guardavamo il momento che si collegasse la TV alla corsa, e poi lui era in gamba, diceva: vedi, questo è il campione d'Italia, questo vedrai che vince questo. E questo è mio zio, era stato. Poi con mio padre e mia madre, che adesso purtroppo non ci sono più, vivevamo sempre vicino e ci piaceva questa atmosfera particolare. Col videoregistratore guardavo sempre di registrare per vedere se facevano vedere il mio albero che c'era su, gli alberi, se facevano vedere un pezzo di casa, se facevano vedere me stesso, perché io magari mi vestivo un po' colorato a vedere, per poi sapere il giorno dopo, magari un po' di tempo dopo: oh, t'ho visto nella corsa, t'ho visto. Per quelli che sanno capito qua, ecco, diciamo così. Questi sono ricordi che rimangono nella mia corsa. Thank you.
un piccolo contador. Abbiamo un piccolo contador. Dov'è Filippo? Piccolo contador. Fatti vedere. Conta, conta. No, c'è, lì c'è Cavendish. Poi. Questo è futuro contador. Cavendish lì. Oggi vince Sagan. Vince Sagan. Alla Filippo. Alla meglio, l'ho detto solo perché così francese. In italiano? L'altro anno ha vinto Nibali, proprio qua. Viviani, se lo dico in italiano dico Viviani. Viviani. Salutate la squadra. Ciao. Chi sono? Lui non riesce a capire se deve prendere il cane. Si stava preparando, si stava allenando per questa nuova stagione, come hai detto tu. Secondo me però non vince Nibali. No? No, no. Chi ha vinto l'anno scorso? Nibali, però. Vince Sagan. Era difficile. No, ma o Sagan o Alain Philippe, sono i due favoriti, sicuramente. Anche Viviani. Viviani dipende come la situazione. Ah, beh, sì. C'è gente che partirà dalla Cipressa sicuro. Bravo, bravo. Ciao. Macron. L'una e mezza di questa notte con il pulmino, i primi quattro per prendere il posto e che vada tutto bene, insomma, quando l'arrivo del pullman con tutto il resto della comitiva. Cosa semplice, purché stare in compagnia, creare gruppo, tutti per tifare Enrico Battaglin, che è il nostro amico paesano, e speriamo che vada tutto per il meglio, ecco. Veniamo tutti sotto la stessa bandiera, siamo veneti, parliamo, mangiamo veneto e ci divertiamo, però siamo tutti uniti per una stessa persona, per l'affetto dell'amico Enrico, che è qua a correre con i grandi, quei grandi big del mondo. Sognano i cuori un tuo bacio d'amore. In 4-5 andiamo a cantare per gli anziani un'ora alla settimana con fisarmonica e chitarra. Una cosa meravigliosa, una cosa meravigliosa, veramente. Ricordavi te il trofeo La Iguella, che si svolge una volta Davide Cassani, forza Matta! È un appuntamento annuale ormai questo, è come quelli che aspettano i mondiali di calcio, noi siamo qua, aspettiamo quanto. E poi guarda il tempo, qui è stato, in tutta Europa c'è freddo, qui la gente guarda la TV, è una registrazione, non può essere in diretta, siamo in estate. Qui è andato via Fignon, Fondri, tanti vanno via, scattano qua, perché arrivano lì attaccati su, pensano di respirare, chi ne ha di più qui sul falso piano, pam, punto cruciale. Il ritardo è sceso sotto i 3 minuti, ti segnalo sempre, grandissimo forza Viviani, forza la Filippo, sì. Perché è simpatico, svelto, sveglio, improvviso. È una voce un po' fuori dal coro, gli altri sono tutti lì, invece lui improvvisa. Ci chiamiamo un po' all'antica in terra, secondo me. Si vede che ha imparato dal padre, che era direttore d'orchestra, è direttore d'orchestra. Marco Salegari, le sensazioni. Ecco qua il. Lui è innamorato dell'Italia. La vittoria è bella, c'è scritto. Ha vinto il Giro della Val d'Aosta ancora da dilettante.
quest'anno mi piace correre in Italia. No, ma noi siamo sportivi, onore al merito, il più bravo che vince, che sia polacco o ungherese, va bene lo stesso, i migliori. E difatti nel ciclismo non litiga mai nessuno, siamo tutti amici di qualsiasi squadra, nessuno si viene con noi, ma anche, vedo anche che gli amici più o meno la pensiamo allo stesso modo. È l'unico sport al mondo che non si tifa una squadra, si tifa tutti. Noi adesso qua, quando passano, noi incitiamo per i migliori, non incitiamo tutti, perché uno che pedala, vedi, noi pedaliamo tutti più o meno. È bello, è praticamente siamo simili, siamo affiancati, siamo uniti da questa passione e tutti quelli che. Infatti a noi piace andare sulle salite molto dure. E chiunque va, se passa Pinot, se passa Sagan, una volta io sono andato, c'era Sagan un po' in ritardo perché poi lui non ha voglia ogni tanto. Sagan, quando ho visto Peter Sagan, perché mi piace, l'ho riconosciuto. Lui, per darmi la soddisfazione, io non so nessuno, lui era il campione mondiale, Peter Sagan, si è messo in impennata e si è messo ad andare in impennata per farmi contento. Per favore. Cioè, ma in un altro sport, trovo in un altro sport dove succede questo. I calciatori, quando li vedi, li riconosci. Questo stava correndo. Io ho detto Peter Sagan e lui mi ha salutato. Stava in corso, lui era in corso, non era come adesso che ci vediamo. Bellissimo anche per il gruppo. Ricordiamo tra gli italiani naturalmente il partito col dorsale numero uno. Si chiama Vincenzo. Facciamo così? Ciao ragazzi! Viva i panini! Se vuoi filmare la mia bici, mi dai 25 euro siamo a posto. No, perché c'è Viviani. Annibali. Per questa gara qui potrebbe ancora... Elia Viviani. Potrebbe. Cipollini non corre più. No. Smesso. L'hanno anche messo dentro, mi sa. Come mai? Perché picchiava la moglie, non so. La Madonna. Ma sì. Chi? Sì, non... Cipollini. È indagato. Veramente? Sì. Oh Madonna, sì, è denunciato, sì, ma no. Sono tutti, ma no, io non lo so, è incredibile quello che sta facendo Niccolò Bonifazio, una velocità, tra l'altro una delle discese più difficili da interpretare questa, ed è proprio Niccolò Bonifazio, ed è proprio lui, Niccolò Bonifazio, studiato, la conosce a memoria, come diceva questa mattina. Guarda questa come l'ha impostata. Secchi! Emozione fortissima, mamma mia. Occhio. Mori, seguilo.
favorito ha vinto. Are they cute? Moi je dis Philippe, je le savais. Sei stato fortunato che tra tutte queste persone hai preso uno che parla il francese, che non è facile così. Philippe de Pas. C'è l'argent che fa la guerra, non la France. No. La France l'ha perdu la guerra. È l'argent che fa. Però lui ha trovato l'unico che parla francese. Parla francese. Ma lui parla, lui è nato in Francia. Poi l'hanno preso qua, l'abbiamo preso qua. Perché là non volevano più. Però infastiditi che abbia vinto qui. Sì, no. Allora, no. Noi siamo contenti lo stesso. Ils sont pas contents parce qu'un Français il a gagné ici en Italie. Et moi je suis content parce que c'est le sport, c'est le sport. E rispettare questa storia. Guarda che cioè tutta sta ripresa ti costa due bianchini, Non è che la fai così gratis, hai capito? E glielo traduci che gli costa due rossi, lo slimi che se ne va. Gli dici che gli costa due rossi sta ripresa, non è che la fa gratis. Pour faire. Aspetta, che se ne va. Pour faire. Alors, pour faire cette histoire, il t'a dit tu dois payer de coups de vin rouge. Se no, leviamo il coso, come si chiama lì? È vero, vuoi fare un'intervista? Alle francese, alle francese. Alla Ville Lagarde. Metti lì. Napoleon, tre fastidi. C'è l'argent che lì. C'è che è là, monsieur là. Che sta là, monsieur. Che è là. 82 ans. Il marche avec un petit moto là. Ciao. Questo è partito dal pane. Saremo famosi!